Salve, come al solito mi faccio vedere per puntualizzare l'attività del canale e fare qualche riflessione così molto generica, molto vaga. Prendetela come viene perché sono improvvisate al momento. Avete notato che ho ripreso a leggere L'Idiota e questa volta intendo proseguire, insomma, vorrei arrivare alla fine, pian piano. Anche per darvi il tempo di seguirlo, insomma, un capitolo ogni 2 giorni, diciamo così, insomma, magari se mi dimentico un giorno poi ne posto un altro. E nel frattempo ho cominciato anche Vonnegut, ho cominciato Mattatoio numero 5, questo su suggerimento di uno di voi. Anche questo libro vorrei portarlo a termine, se è possibile, in un tempo, diciamo, relativamente breve. Poi, come al solito, ogni tanto a piacere così verrà qualche racconto, magari qualche poesia. Mi dispiace che non ascoltiate la poesia. Mi sforzo di trovare delle poesie che siano anche di spessore, perché anche a me piace la poesia che non dice niente. Ci sono anche dei cattivi poeti. Però ci sono anche dei poeti che ci fanno venire le lacrime agli occhi. Insomma, certe poesie sarebbe bello condividerle, insomma, l'emozione che producono, i pensieri che ti suscitano, le realtà che ci fanno intravedere, insomma. Però noto che non c'è molto ascolto nella poesia. Peccato. Poi ho portato a termine un libro di Aruf, anche questo su richiesta, l'ho letto in poco tempo perché si trattava di un libro breve, Le nostre anime di notte. L'ho postato nel nuovo canale dove qualcuno mi ha anche scritto: ma qual è il senso di fare un nuovo canale? Magari ne accennerò dopo. E quindi anche questo libro è venuto alla luce, come è venuto alla luce il bel libro, secondo me, testimonianza di una realtà che spesso abbiamo molto poco presente, che è quello nel mare ci sono i coccodrilli. Poi, ovviamente, le memorie di Adriano, il libro di Etty Hillesum, insomma, ci sono state delle novità. E poi ci sono stati racconti nel mezzo, insomma, postati un po' da una parte, un po' dall'altra. Raramente posto la stessa cosa nei due canali. A volte la posto quando ci sono anche delle differenze, non so, una rilettura, oppure magari, non so, ho postato un video nei due canali perché in una parte avevo lasciato così la lettura senza nessuna post-elaborazione, diciamo così, per quanto poco le faccia. E mentre nell'altra avevo un pochino aggiustato, insomma, usato un po' di compressione, un minimo di equalizzazione. Quindi volevo anche che si sentisse un po' la differenza. Bene, quindi questa è, diciamo che le linee guida, per usare un termine medico che ho molto in testa in questo momento perché sto imparando un testo, cioè sto riprendendolo, insomma, di una commedia che il mese prossimo dovremo fare con l'Ordine dei Medici di Padova. E siccome si parla di medici, di realtà ospedaliera, insomma, di medicina di difesa, insomma, le linee guida è un discorso che torna molto. E quindi le linee guida sono, diciamo così, L'Idiota, e non mi sembra sia un libro lunghissimo, ma però qualche settimana richiederà, Mattatoio 5. Poi ho visto anche molti suggerimenti, però questi un po' li devo declinare, oppure li tengo presenti per un futuro, perché spesso mi si suggeriscono dei libri enormi, come Infinite Jest di David Wallace. E lì mi sarebbe venuta un'idea, per esempio, no? Perché un libro così, che magari forse pochi leggono, e magari anche pochi di quelli che ormai stanno facendo questa cosa che faccio io qui, sulla rete, su YouTube, cioè quello di leggere per gli altri, insomma, di produrre, diciamo così, tra virgolette, audiolibri, magari potrebbe essere un'idea, insomma, di produrre insieme un libro come Infinite Jest, insomma, contattarsi, mettersi insieme e
e provare a fare un progetto suddividendoci le parti, non so, un centinaio di pagine ciascuno, e poi di farne una lettura integrale di un libro come quello. Un'idea, chi lo sa se è possibile trovarsi e fare un progetto. Io ho sempre l'impressione, ecco, tanto per divagare, io le cose in genere riesco a farle per conto mio, ma è molto difficile collaborare con gli altri perché c'è bisogno di rispettare tempi, esigenze, gli altri hanno sempre poco tempo, altre cose da fare, 100.000 altre occupazioni, insomma, mettersi d'accordo per fare qualcosa insieme è sempre molto difficile, mentre per conto mio mi metto, decido, insomma, in genere sono tenace, insomma, riesco ad arrivare in fondo per lo più, insomma, tranne cause di forza maggiore. Quando le cose le faccio da solo, riesco ad arrangiarmi in tutto, insomma, per cui per farle da solo bisogna organizzarsi in tutti i momenti della costruzione ormai di una cosa. È sempre più complesso, no? Il giorno d'oggi fare qualcosa da solo, si ha bisogno di troppe specializzazioni, insomma, di troppe capacità, perché la realtà è sempre più complessa. Però quando faccio le cose da solo in genere riesco a farle. Quando cerco di farle in collaborazione per un motivo o per l'altro, per lo spazio, per il tempo, perché si abita troppo lontani, perché è difficile vedersi, non so, ma è sempre difficile fare le cose con gli altri. Però insomma, se qualcuno mi proponesse un progetto di questo tipo, diciamo così, di fare un grosso libro come Infinite Jest in collaborazione e poi pubblicarlo insieme, insomma, ognuno magari lo pubblica sul suo canale, e io sono disponibile, insomma, potrebbe essere un'idea interessante, anche per sentire tante voci diverse sullo stesso testo, perché no? Poi volevo ringraziare chi mi ha fatto delle donazioni. Come al solito, io mi sento sempre un po' come dire, in dovere per chi mi fa una donazione, diciamo, che supera i 10 euro. Mi sento, come dire, un po' in imbarazzo, ma mi sarebbe piaciuto, ripeto, insomma, che ricevere più donazioni di 1 euro, cioè di un caffè. Ecco, insomma, se qualcuno in un anno rinuncia a un caffè e lascia un obolo di 1 euro, facciamo il massimo due a un canale come questo, fa piacere, insomma, ecco. Mi rendo conto che la cosa è difficile anche perché molti ormai chiedono per quello che fanno donazioni o queste cose qua. Attualmente non sto monetizzando, né per ora ho intenzione di monetizzare. L'unico aiuto che posso avere, e poi vorrei anche dimostrarvi, insomma, come viene usato. In questo periodo ho comprato del materiale, magari lo filmerò, ne farò un piccolo video, così chi mi ha donato qualcosa potrà anche rendersi conto, insomma, come sono stati usati questi quattrini. Poi naturalmente c'è anche il problema non indifferente, no? Dei libri, del materiale che serve per leggere, insomma, di procurarsi quello che serve, poi anche cose strane, insomma, no? Il materiale di archiviazione, gli hard disk che servono per conservare tutte queste cose che ormai cominciano proprio a sommarsi, a diventare tante. Il computer che serve per gestire dei programmi che altrimenti sarebbero lentissimi. Vabbè, insomma, piccole cose, ma ripeto, è un qualcosa che serve semplicemente per acquisire del materiale che serve per questa attività. Diciamo, è un rimborso spese se volete fare una donazione. Ecco. Per il resto non mi prefiggo nessuna meta di guadagno attraverso questa attività. Mi va benissimo riuscire a condividere con voi il piacere dell'ascolto, e quindi per me sono gratificanti i vostri commenti, insomma, no? Quando riconoscono di aver avuto un vantaggio, un beneficio dall'ascolto di certi testi, insomma, no? Certi ascolti li fanno star bene, insomma, li fanno le storie, insomma, le storie sono importanti nella vita, insomma, no?
E quindi poter scegliere delle storie, raccontarle così. Così, come si vive stando qui, no? Facendo quello che faccio? Io non so come vivono gli altri, ormai cominciano ad essere parecchi, no? Che fanno questa cosa. E poi ci si trova, ripeto, in competizione con quello che hanno individuato, col business che hanno individuato determinate aziende, no? Determinate società, determinate. Come si chiamano adesso in termine tecnico, insomma, non determinate grosse aziende multinazionali anche, no? I quali hanno trovato e si stanno piazzando nel business degli audiolibri, no? Con il sistema del paga una retta mensile e ascolta quello che vuoi. Ascolta quello che vuoi e non rimane tuo, però ti proponiamo tutta una serie di voci prestigiose, insomma, no? Che leggono libri prestigiosi, però secondo me non leggono proprio tutto o di tutto. Alcune cose non sono proprio integrali, però è sempre, come dire, non si sa mai cosa aspettarsi. Si sa mai cosa aspettarsi da queste realtà quando si fa un'attività come quella che sto proponendo qui. E quindi si è sempre un po' sul chi va là, perché le regole non si capiscono bene e non sono uguali per tutti. E con YouTube è anche difficile dialogare. E quindi non sai mai, per esempio, da dove arriva o può arrivare un coltello che ti pugnala alle spalle. E non c'è mai la tranquillità in quello che fai. Per conto mio, per esempio, e questo è anche un po' un motivo per un secondo canale, ma non è solo, non si sa mai dove. Cosa ti può succedere dal punto di vista, per esempio, che ti blocchino il canale, no? Non si sa mai da dove può arrivare la protesta, la segnalazione, cosa puoi fare che può determinare delle rivendicazioni, no? E le rivendicazioni, poi basta una segnalazione che poi ti trovi messa a rischio la reputazione, no? E poi quando leggi. Succede che dopo tre segnalazioni ti chiudono il canale e ti chiudono non solo magari il canale che gestisce, ma anche tutti gli altri account che sono collegati con te, cioè tutti gli altri account che puoi avere. E soprattutto poi non è poi neanche puoi più aprire un canale di YouTube, insomma. E non si sa mai perché dico questo. Perché non sai da dove vengono le cose e poi non hai lo spazio per rispondere. Succede per esempio, no, che a me capita spesso, mi è capitato spesso di postare dei video dove suonavo e di avere una segnalazione, suonavo io, un brano di 300 anni fa, 200 anni fa, e di trovarmi segnalato una violazione del copyright, ovviamente fatta in maniera sbagliata. Dopodiché rivendicavo il fatto che. E qui lo spazio c'era, no? Per dire che no, che in realtà questo brano non ha diritti e che lo suono io. Allora, mi è capitato più volte che chi aveva fatto la segnalazione di violazione del copyright, la rivendicazione che invece l'aveva, l'esecuzione era di un altro, e poi non ha riconosciuto la mia protesta in questo senso. E quindi quel video stato segnalato come una violazione del copyright quando ero io che suonavo e suonavo un brano e lì non potevo farci niente, insomma, no? Non avevo più spazio per dire o un interlocutore con cui parlare da questo punto di vista. Poi ci sono segnalazioni e segnalazioni, no? Perché magari l'altra mattina, perché dico questo? Perché insomma, vale la pena sapere come viviamo anche noi che stiamo da questa parte, no? L'altro giorno, proprio l'altro ieri, ho aperto il computer e mi sono trovato una schermata in cui dovevo ripassare le regole del copyright, no? E mi sono trovato una violazione con una segnalazione ci sono quattro gradini dove tu ti trovi abbassato di un gradino quando hai fatto una violazione del copyright. Allora sono andato in cerca di cosa avevo violato. Ormai non metto quasi più musiche, qualche volta metto delle cose suonate da me, altre volte sì, metto delle musiche di esecutori ai quali ho chiesto
chiesto prima il permesso di poter usare le loro musiche, le metto solo per brevi tratti come sigle oppure uso le musiche di YouTube. Quindi, insomma, sulla musica non ho più avuto delle segnalazioni di violazione di copyright. È bello pulito, no? E allora ho detto, ma su questo video che cavolo ho fatto, no? Dov'era la segnalazione? Tanto per capire, no? Com'è la realtà. Allora scopro che questa segnalazione di violazione del copyright, che comportava la rimozione del video, ma non solo perché quello è il minimo, ma diciamo un appunto sulla reputazione del canale. Dopodiché, insomma, al terzo avviso il canale sarebbe stato chiuso, era una poesia di Neruda, è proibito. E io l'avevo postata così, insomma, l'avevo trovata in rete, avevo visto che altri l'avevano letta, insomma, è stata una leggerezza da parte mia, non so se l'ho scritta. Poesia di Pablo Neruda nel titolo. Ma ho letto una poesia che leggono tutti e che si trova normalmente in rete. E mi sono trovato, dopo un po' di tempo, insomma, dopo un mese, questa segnalazione di violazione del copyright mandata a YouTube da chi si attribuisce questa composizione. È molto difficile, non ricadere in queste cose. Cioè, se tu leggi dei libri, se tieni conto di tutto, è molto difficile non ritrovarti dentro. Poi se non puoi discutere, cioè se non puoi, come dire, se non basta, una volta che hai magari sbagliato, messo un libro che era protetto, che so io, insomma, se non puoi ritirarlo, ma immediatamente rischi ti venga tolta la reputazione del canale, almeno di un gradino, e poi al terzo gradino rischi di essere, diciamo, escluso anche dal mondo di YouTube, insomma. A questo punto non sai come proteggerti, no? E diventa difficile, anche perché i video poi sono tanti, no? Il materiale, come fai a sapere con tutta la buona volontà possibile quando violi il copyright leggendo? E tra l'altro ti viene anche da chiederti allora, no? Ma dove stanno? Dove sta il buon senso? E quando parlo di buon senso dico, tu fai un lavoro, fai una cosa per la quale non percepisci niente, fai gratuitamente, come un servizio. Ci metti il tuo tempo, ci metti diciamo, la tua disponibilità, la tua fatica, anche perché è fatica, insomma, chi lo fa si rende conto che è fatica. E lo fai per dare un qualcosa a qualcuno che altrimenti non arriverebbe a quel testo, no? Per dare la possibilità a tante persone che altrimenti non arriverebbero a quel testo e mai comprerebbero quel libro di assaggiarlo, che poi è anche dimostrato, insomma, che anche le letture che fanno alla radio spesso non compromettono la vendita del libro, anzi. E poi ci sono le biblioteche, no? Biblioteche che danno i libri gratuitamente a chi li va a chiedere, no? E lì c'è il personale che ci lavora, ci sono costi, no? Paghiamo questa cosa qua per avere poi in cambio la possibilità di leggere, e viene chiamata cultura, gli assessori magari si fanno anche belli, e lì puoi andarti a prendere i libri gratuitamente, te li tieni per un mese e li leggi. Ecco. Allora, che differenza c'è tra questo fatto di dare la possibilità e farti dare, diciamo, dai comuni, indirettamente dal settore pubblico, insomma, no? Di farti dare un libro che tu leggi gratuitamente, un libro che è stampato, che dovrebbe essere venduto, no? E la differenza di quello che faccio io, ma non solo io, insomma, anche altri come me, che tutto sommato leggiamo dei testi e diamo la possibilità di sentire, di accedere a questi testi, magari la gente li ascolta. Alcuni possono anche essere invogliati poi a comprarsi il libro, quel libro che magari se non avessero ascoltato qui, non gli sarebbe mai passato per la mente di andarsi a comprare, no? No, che siamo sempre sotto l'incubo di, come dire, di violare qualcosa, no? È una cosa che a me dà fastidio, no? Cioè, così, è questa cosa di non avere regole precise, no? Queste regole sono talmente generiche che sai che le puoi trasgredire in ogni momento, no? È la stessa cosa di essere
La stessa cosa che succede quando sei sulla strada, no? Dove ormai hai le telecamere che ti inquadrano dovunque e basta che mettono apposta un limite di velocità a 50 all'ora su una strada dove normalmente si potrebbero fare i 100 perché è dritta, eccetera, eccetera, che tu sei soggetto a queste cose. So, è più incubo ormai che da qualsiasi parte ti muovi, non sai dove trasgredisci, non sai mai dove ti arriva la pugnalata alle spalle, insomma, di sentirti sempre in qualche modo colpevole di qualcosa, anche quando cerchi di fare qualcosa per gli altri. Morale della favola: ormai sono tanti i video postati, ci sono anni di lavoro, poi ognuno potrà dire che è buono o cattivo, insomma, che è utile o non utile, si potrà criticare, ma insomma, sono anni di lavoro che è giusto che nel momento in cui ci sono possano rimanere a disposizione, quindi vorrei che il canale potesse vivere da questo punto di vista, no? Non, anche se non dovessi fare più niente, insomma, riterrei giusto che il canale potesse continuare a funzionare, cioè a rimanere a disposizione il materiale che c'è. E da questo punto di vista però non sai mai, insomma, vivi sempre così. Poi le cose vanno avanti, non aumenta, non succede niente, per carità. Finché non ti arriva questa pugnalata improvvisa che manco te l'aspetti e non sai. Tra parentesi, comunque, per fortuna su quella segnalazione c'era la mail di questo signore spagnolo. Gli ho scritto, gli ho spiegato, gli ho detto che non avevo nessuna intenzione di trasgredire. Così, lui è stato molto gentile e mi ha risposto. E nel giro di 2 ore ha tolto la segnalazione, io ho tolto il video e la cosa si è chiusa lì, quindi il canale gode ancora della massima reputazione. Però, come dire, rimani sempre sull'incognita. Su YouTube tu ti trovi tante cose, ma non hai la possibilità di parlare con un referente. Non hai la possibilità di avere un referente dall'altra parte a cui poter spiegare le tue ragioni, insomma, no? Quindi sei comunque sempre in una situazione di sottomissione, forse è una realtà a cui ci si dovrebbe adattare. Io mi sento un po' a disagio in questa cosa qui, insomma, no? Nell'essere sottomesso, però, insomma, se vuoi stare su YouTube, questa è la cosa, non c'è dall'altra parte la possibilità. La gravità della segnalazione non la puoi prevedere, non la puoi immaginare, non puoi prevedere con che criteri magari ti bloccano per 6 mesi il canale oppure te lo chiudono, non puoi mai sapere, insomma. No, chiaro che se tu leggi libri, devi leggere libri, insomma, no. Allora che fare, insomma, andare avanti, insomma, io, chi ascolta queste cose ne trae un vantaggio, ne trae un beneficio. Allora, per me è abbastanza importante questo, insomma. Vorrei fare qualcosa che serve, che è utile. Siccome mi viene data questa conferma, io vado avanti e faccio questo che sto facendo, consapevole che viviamo in un mondo dove da un momento all'altro potresti trovarti chiuso. Quindi, insomma, ecco, da questo punto di vista, il secondo canale, diciamo così, a cosa serve? Serve anche a tenere una porta aperta, no? A parte il fatto così, di trovare, come dicevo, anche poi dei criteri, magari di postarsi i libri interi una volta che sono stati letti e appuntati da un'altra parte, insomma, quindi facilitare anche un lavoro di ricerca così, oppure di selezionare magari di più un genere, magari il genere del racconto rispetto a quello del romanzo a puntate, insomma, così. Però è anche una modalità di tenersi una porta aperta nel momento in cui, dopo una segnalazione che ti arrivano, non sai perché proprio questa. Capisco, magari potrebbero essere state fatte segnalazioni da altre parti, ma questa, dove, come dire, tutto si trova in rete, dove tanti lettori hanno pescato, nel senso che è stata letta da tante voci, qui fa parte di tanti blog,
E anche questi errori di attribuzione sono stati fatti, però non è successo niente. Ecco. A me il video è stato tolto e per 2 ore, insomma, mi è stata toccata la reputazione del canale. Poi, per fortuna, la cosa si è risolta e devo dire, devo riconoscere che mi sono trovato nella persona che aveva fatto la segnalazione, poi una persona gentile e disponibile. E di questo devo dargli atto. Perché poi, ripeto, in 2 ore abbiamo risolto il problema. Ma è un piccolo campanello d'allarme, no? Che qualcosa si può sempre muovere, qualcosa si può sempre toccare. Oddio, insomma, per quello che mi riguarda, io i video che faccio in genere li conservo, per questo, come dire, ho anche una riserva di memoria, insomma, in cui archivio quello che faccio, quindi si possono sempre ripostare. Ma se viene meno lo strumento di YouTube, diventa anche difficile ripostarlo, perché penso che ci sia un venir meno di un bene che potrebbe essere, che invece è un bene comune, insomma. Da questo punto di vista mi dispiace, insomma, no? Per il mio uso personale, i miei video ci sono, insomma. Non è un problema, ma siccome non sono cose che siano, come dire, non sono cose che si possono mettere sul mercato, sono cose che possono essere soltanto a disposizione, insomma. No, chi le vuole le guarda e chi non le vuole non le guarda. Il tutto gratuitamente, insomma. Se questo dovesse essere bloccato, tutto sommato mi dispiacerebbe, perché penso che qualcuno potrebbe averne un danno. Allora, insomma, lasciamo aperta un'altra porta, anche se non è sufficiente, insomma, ma è un'altra porta, perché tra le regole anche di YouTube è che deve trascorrere, per esempio, dopo una segnalazione di violazione del copyright, devono trascorrere 6 mesi in cui non ricevi altre segnalazioni, cose del genere, insomma. Allora, comunque, per un certo tempo dovresti essere. Non postare più su quel canale, ma non basta non postare, perché è possibile che venga fuori qualcosa già nelle cose già postate, insomma, no? Mi è capitato una volta di aver fatto un video in cui facevo delle considerazioni sulla prospettiva, su queste cose qua, e avevo usato qualcosa come pochi secondi del finale. Di Tempi Moderni di Charlie Chaplin. Quel video, dopo mesi e forse anche di più, è arrivata una segnalazione, è stato ritirato in tutto il mondo con anche quella volta con una cosa sul canale. Quindi non sai mai da dove, e spesso arriva non da dove ti aspetteresti, ti arriva da dove non ti aspetti, da dove non puoi saperlo, da dove non penseresti che ti potrebbe arrivare. E questa è però, intanto andiamo avanti, no? Bisogna andare avanti.